Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova rubrica. Allora, prendendo spunto rispetto a una vecchia competizione che si è giocata tra le vincitrici della allora Europa League e le vincitrici della Coppa Sudamericana, allora River Plate e Siviglia, ho preso spunto da quel nome per creare la Supercoppa Euro Americana, Supercoppa Euroamericana, che come l'abbiamo disputata, come l'abbiamo messa giù per questo, diciamo, per questo gameplay. Come potete vedere, abbiamo preso 8 squadre europee, 8 squadre sudamericane, le più forti del Sud America, o comunque alcune delle più forti del Sud America, con le più forti, o comunque tra le più forti della zona europea. È andato bene il sorteggio perché siamo capitati in un girone abbastanza semplice con Paris, la seconda squadra di Parigi, che gioca in Serie B francese, l'Arsenal argentino e il Red Bull Bragantino per il Brasile. Negli altri gironi avete visto c'è Bayern Monaco, Manchester United, Flamengo Boca Juniors, questo è veramente il girone di ferro. Gruppo 2, Barcellona, Galatasaray, Palmeiras e River Plate. Gruppo 3 l'abbiamo appena visto. Gruppo 4, Schalke 04, PSG, Independiente e Juventude. Allora, come funziona questo torneo? Praticamente passano le prime due per ogni girone e giochiamo una partita per squadra. Quindi Juventus Paris sarà la prima partita, poi non giocheremo più col Paris in questo turno, riaffronteremo il Paris solo nel caso il Paris dovesse passare e arrivare lontano. Lo schema. In questo momento la formazione della Juve non ha nuovi acquisti se non appunto Arthur e Kulusevski, che però non mi sono portato dietro per questo torneo, quindi Bentancur, Arthur, Ramsey per il centrocampo, con Douglas Costa, Dybala, Ronaldo per l'attacco e difesa con Alessandro Chiellini, De Ligt, Cuadrado e Szczęsny in porta. Questa più o meno è la formazione tipo che andremo a usare per praticamente tutto il torneo. Siccome la maglia nuova sarà quella pennellata, usiamo la Palace quando giocheremo in casa, proprio per dare una sensazione più di novità, anche se ancora ovviamente stiamo parlando di una formazione, diciamo, in un momento dove c'è tanto da girare tra prima, seconda, terza maglia, eccetera, quindi insomma sarà sicuramente un torneo che ci riempirà queste giornate, ma anche una, chiamiamola, piacevole insomma aggiornamento anche sulle maglie per il futuro. Tra giochiamo all'Allianz Stadium, Juventus Paris e iniziamo prima puntata di questa Coppa Euroamericana. È iniziata, buon divertimento a tutti ovviamente e vediamo insomma fino alla fine forza Juve, Juve che qui in questo videogioco ha già vinto con PES 2020 la Coppa dell'Elite Europea e la Coppa dell'Elite d'Europa e la Coppa Internazionale per Club. Attenzione, palla dentro Dybala, gran salvataggio sulla linea. Subito Juve che vuole andare a segnare. Partita che ci vede ovviamente favoriti. Girone che ci vede ovviamente favoriti. Senza nulla togliere al Paris e alle altre che andremo a affrontare, però oggettivamente non passare questo turno sarebbe veramente un fallimento. Tra l'altro il gioco non mi ha permesso di inserire il nome di Andrea Pirlo negli allenatori, perlomeno non abbiamo visto come fare. Arthur ha suo debutto oggi, Subito cerca il pallone dentro, poi va ancora di sponda. Arthur, Ronaldo fuori gioco, segna Ronaldo ma in posizione di offside. È importante cercare di partire bene perché comunque nel girone sono solo tre partite, quindi capite anche voi che sbagliarne una può complicare. Si insegna, i mondiali insomma ci insegnano formula che sarà simile a quella che vedrà le squadre impegnate nel prossimo mondiale per club. Non so se la Juve si qualificherà perché ancora non abbiamo capito bene. Attenzione, intanto palla dentro, Ronaldo traversa di Ronaldo, clamorosa traversa di Ronaldo. Questa era l'occasione per passare in vantaggio, gran giocata di Douglas Costa sulla fascia, cross in mezzo, Ronaldo palo, anzi incrocio dei pali pieno. Paris Football Club, come detto prima, squadra di Ligue 2. Ci saranno altre partite tra squadre di altri continenti, altri tornei che ho in mente, poi vi aggiornerò di volta in volta. Fallo intanto. E allora adesso vediamo la battuta della punizione di Cozziello. Cozziello, che sembra un giocatore più che della Francia e del Paris, sembra un giocatore della squadra della Casertana, proprio Cozziallo, casa Cozziallo. Szczęsny, Ramsey si addormenta, mamma mia, brutto errore di Ramsey. Attenzione a Lopez, attenzione al Paris che va in vantaggio, incredibile.
Incredibile il pari in vantaggio all'Allianz Stadium, ha segnato Timite, che è tutto fuorché Timite, perché insomma uno Timite si vergogna, invece lui il gol lo fa bene. È errore abbastanza evidente della difesa della Juve, grave errore di Ramsey che lascia la ripartenza, e clamorosamente la Juve è sotto in casa con una squadra di seconda divisione francese. Potrebbe partire malissimo questo torneo per la Juve. Palla per Ronaldo, prova a difenderla, niente da fare. Adesso Pitroipa, brutta, brutta, brutta Juve, assolutamente. Chiellini fa fallo, punizione. La Juve orrenda in questo avvio, troppo brutta per essere vera. Allora ancora Coziello che rinvia, questo 1-0 pesa tantissimo. Anche perché la Juve è oggettivamente superiore alla squadra francese, eppure nonostante tutto questa superiorità oggettivamente non si è ancora vista, se non per la traversa di Ronaldo, che però fine a se stessa, perché Parì è comunque passato in vantaggio alla prima occasione. Ricordiamo che nella realtà l'eliminazione con Lione è stata la prima volta nella storia che la Juve è stata buttata fuori in un confronto andata e ritorno con una squadra francese, quindi sicuramente non un bel precedente. Douglas Costa preferisce appoggiarla ad Alexandro, può arrivare un cross buono, ma viene fuori una schifezza, palla messa fuori, e attenzione perché il Parì può addirittura ripartire. Ma De Ligt bravissimo a fermare, palla per Ronaldo che si gira, tira Ronaldo ed è un gran tiro, un altro palo, è anche sfortunato CR7, incredibile davvero, pazzesco primo tempo, la Juve prende due pali, tra pali e traverse, ne prende due legni, Parì al primo a fondo, anzi la prima volta che mette il naso fuori, chiude il primo tempo in vantaggio, sarà un secondo tempo veramente difficile, incredibile, la Juve gioca male. Colpisce due pali e Parì alla prima disattenzione, errore, ripeto, evidentissimo di Aaron Ramsey, passa in vantaggio. E la Juve è ovviamente in seria difficoltà adesso. Kanté, Martin, Pitroipa. Prova a dar fastidio Ramsey, non ce la fa. Allora c'è forse uno sgambetto, l'arbitro dice che è tutto regolare. Arthur si fa anticipare, De Ligt bravissimo, Douglas Costa prova a far correre ancora Ronaldo, Ronaldo come sempre arriva prima di tutti, Ronaldo vede ancora Ramsey che si addormenta per l'ennesima volta, poi riconquista palla, vede sì Dybala ma sbaglia il dosaggio del pallone, veramente un Ramsey disastroso oggi. Giocatore che non abbiamo ancora capito neanche nella realtà, sinceramente, giocatore sicuramente dalle indubbie capacità ma che fa una fatica. Ha fatto una fatica bestiale a inserirsi anche per via degli infortuni. Credo che saranno necessari almeno dei cambi perché qua la partita non solo non si sblocca, ma si vede oggettivamente la Juve far fatica anche andare alle conclusioni. Buon recupero palla qua, deve sfruttarlo la Juve, palla subito dentro per Ronaldo. Ronaldo non può, non ce l'ha sul destro, si gira, Ronaldo destro, un grandissimo gol di Ronaldo. La riapre Cristiano Ronaldo, 1-1, la Juve la vuole vincere. Ronaldo ha fatto veramente un grandissimo gol. Questo è un gran recupero palla, credo, proprio di Bentancur, però guardate Ronaldo, si gira, Veronica fantastica, e tiro meraviglioso sotto l'incrocio, 1-1. Tanto entra Armand, esce Pitroipa. Gol veramente pesantissimo quello di Ronaldo, può cambiare oggettivamente tutto. Intanto tiriamo fuori Douglas Costa che non ne ha più, ha corso tanto, ma a vuoto quasi tutto il tempo. Mettiamo Bernardeschi per cercare di dare gamba perlomeno, perché la Juve non ha così tante azioni a disposizione visto il tempo che passa. Bentancur, palla messa fuori, Arthur si fa superare dal pallone, Martin è bravissimo, Ramsey bravissimo qua, poi ancora Ronaldo, vede Douglas Costa, prova a servirle veloce Douglas Costa ma è anche stanchissimo, Kanté lo anticipa, il tempo passa, quindi ritarda i cambi, ritarda tutto. Parì sta veramente ottenendo un punto insperato ed oro. Ramsey ha altro errore, forse c'è anche fallo, l'arbitro lascia correre. Bentancur, anzi era Arthur in questo caso, Arthur. Stoppa il pallone Arthur. L'appoggia male, 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 male. E adesso attenzione al Parì che prima, alla prima occasione ha colpito malissimo, bravissimo. Quadrado qua recupera la palla. Deve spingere anche Cuadrado adesso, la Juve deve spingere con tutti gli effettivi. Questi sono tre punti da cercare in tutti i modi di portare a casa. Dybala, ancora Cuadrado, arriva al cross, Cuadrado, becca l'unico giocatore del Parì che c'era sulla traiettoria. Non era assolutamente facile.
Entra Bernardeschi intanto. Quadrado appoggia per Arthur. Arthur vede bene Dybala, c'è sul sinistro Dybala, rete! La Juventus è in vantaggio al 91esimo. Mamma mia, ha evitato una figura sicuramente non bella contro una squadra di Serie B francese, di Ligue 2. Gran gol di Dybala sulla gran palla, intuizione di Arthur. È chiaro che così non si va avanti, ma l'importante oggi era veramente vincere la partita, portare a casa 3 punti fondamentali. Adesso Bernardeschi deve andare a pressare perché quello che ne ha di più potrebbe essere finita qui all'ultimo affondo. È così, la Juve vince contro il Paris, primi 3 punti della Supercoppa euroamericana. La rete di Ronaldo aveva ridato speranza, il gol di Dybala ha ribaltato una situazione davvero imbarazzante. Con il Parì che adesso vediamo le statistiche, ovviamente prima di salutarci. Come potete vedere, il Parì un tiro in porta e un gol, ma aggiungo anche che il Parì ha fatto veramente solo quell'azione lì, eppure è riuscito a segnare, andare in vantaggio e difendersi anche bene. Solo una gran giocata di Ronaldo e poi la giocata anche quella ottima di Arthur per Dybala ha concesso alla Juve di vincere questa partita. Partita pesantissima, queste le pagelle, non so se siete d'accordo con il computer, comunque a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con la seconda partita di questo grandissimo torneo.